smiling. I caught you smiling back at me. If this is the way love starts, then please start it continuously. I see you smiling. Now that you're smiling back at me, I swear that the world has stopped for the beautiful smile I see. L'uomo della City, non sto parlando di lei, o forse anche sì, non lo so se lei viene dalla City. Vengo dalla campagna, però stai spostando. Anch'io, siamo in due. Però viviamo nella City, quindi siamo uomini della City. Nella City, però questo, insomma, l'immagine che abbiamo un po' qua dietro, l'uomo Brad Johnson era l'uomo che usciva dalla City e poi andava a fare un certo stile di vita, quindi è un racconto non solo di capi, di abiti, di modo di vestirsi, di agghindarsi, ma anche la storia di un lifestyle particolare. È un lifestyle. Diciamo che qui abbiamo un ragazzo intanto americano, amante dell'Italia, che quindi ha deciso di creare questa collezione e di produrla tutta in Italia e di venderla dall'Italia, quindi questo è già un qualcosa. È un ragazzo che viene da New York, quindi una città altamente competitiva dove c'è praticamente tutto quello che uno vuole trovare lo trova, quindi abbiamo creato uno stile di vita che è più, diciamo, contemporaneo per il tempo libero, quindi molto sport. Anche se in questa collezione abbiamo inserito del capospalla, normalmente diciamo i nostri capi forti sono tutta la maglieria, i capi in pelle, tantissimo cashmere, quindi la nostra maglieria è tutta in 100% cashmere, quindi sono i nostri capi iconici che poi regolarmente vengono ripresentati magari in altri colori e in qualche forma leggermente modificati. Well, they call me Mr. Business, in my tailor's suit and tie. Avete fatto delle, in questa collezione poi ho visto qualcosa, delle combinazioni, degli accostamenti materici molto audaci, molto anche complicati e complessi da realizzare. Quindi io le chiedo, è una produzione artigianale? Quante ore di lavoro richiede una produzione del genere? Ma soprattutto una cosa che ci interessa sapere, perché credo che dovrebbe interessare a tutti i consumatori del mondo del lusso, che siano abiti o che siano automobili, quale expertise deve avere un professionista per riuscire a realizzare un capo di questo genere, oltre che disegnarlo, chiaramente? Diciamo che allora Brad Johnson intanto viene da un istituto di design che è la Parsons School University di Design, è molto specifico nella tecnica, quindi lui soprattutto sulla maglieria, se vedi i tipi di lavorazioni eccetera, sai, mettere anche poi in pratica questi disegni, sono laboratori che sono artigiani veramente di grandissima qualità, che oltre per noi lavorano per i più grandi marchi e non vogliamo nominarli oggi presenti sul mercato, quindi sono tutti laboratori artigiani molto capaci di interpretare poi quello che è un disegno e renderlo poi pratico e reale. Sì. I vostri mercati più importanti, al momento in più forte crescita o con un più grande potenziale d'espansione, perché per me la crescita non arriva subito, però in un mercato si individua un potenziale d'espansione importante. Ma i nostri mercati sono un po' tutti, l'Europa è uno dei primi mercati in assoluto, abbiamo i mercati dell'est Europa, ora il problema della Russia purtroppo ha le sue problematiche, ma per noi era un mercato molto importante, stiamo crescendo in Medio Oriente e ora anche in Asia, Giappone e Corea. Tutti i più importanti li avete, diciamo, quindi ad maiora, che continuate così. Grazie. Spero di rivederla presto, la ringrazio di tutto. Grazie a lei. Noi Leo Scorno, amministratore delegato di Panzilleri, uno dei brand che senz'altro ha meglio scritto la storia della sartoria, dell'approccio sartoriale nel nostro paese. Da 2 anni ai vertici di questa azienda, come ti senti di nei 2 anni? 2 anni difficili, caspita, sei arrivato proprio nel momento cruciale. Ecco, come hai traghettato, è la mia prima domanda, come hai traghettato il brand giusto, verso le giuste vie e come lo state sviluppando ora? Sì, è vero, siamo arrivati durante la pandemia, e la pandemia è arrivata a sua volta in un momento in cui c'era già da parte del mercato un profondo ripensamento del mondo, relativo al mondo del capospalla formale, che era già in calo da qualche anno. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato tantissimo partendo dalle collezioni e dal prodotto,
per ripensare a quelli che potevano essere i valori culturalmente rilevanti per un consumatore maschile di fascia medio-alta, per un nuovo progetto di abbigliamento. Baby, I adore you, and everything I do, it's all for you. Progetto di abbigliamento che avesse una componente formale, sicuramente perché fa parte del DNA del brand, ma anche e soprattutto una componente non formale legata ad aspetti che sono diventati conosciuti al grande pubblico durante la pandemia, ma che già erano in embrione, quindi la performance, l'indossare capi rilassati, indossare capi che si adattano al nostro corpo senza obbligare il nostro corpo ad adattarsi agli abiti. E via dicendo. Questo ha determinato un mix di collezione che è diventato per il 65-70% casual inspired e per un 30-35% comunque formale, con un progetto di merging che ha tenuto conto però dei best seller, dei posizionamenti, di quello che i clienti si aspettavano da noi, ma tutto sotto l'ombrello del marchio Palzileri, che quindi ha potuto svilupparsi ancora di più e incrementare tutte le attività di comunicazione e di branding. A livello di confezionamento del capo, quindi dalla ricerca della texture, della materia prima fino al capo finito, come lavora la vostra filiera? Allora, la filiera lavora con un ufficio stile in Veneto che si occupa dal briefing di collezione all'interpretazione del briefing all'interno di guardaroba. Noi lavoriamo per guardaroba, quindi la concettualizzazione parte da un'idea generale, che può essere quella espressa oggi, declinata in 6 guardaroba di collezione, di solito 4 in pre-collezione e 2 nella main collection, che sono consistenti tra di loro per tema colore, per pesi dei tessuti, per texture e per assortimento delle diverse categorie prodotto. Attorno a questi 6 guardaroba si sviluppa il resto della collezione e quindi poi si arriva alle cartelle, alle SKU, ai campionari e via dicendo. Ma il discorso dei guardaroba è molto importante per una serie di motivi, perché tanto consente di razionalizzare e focalizzare molto bene la collezione, semplifica enormemente il lavoro dei buyer, semplifica il lavoro della supply chain dell'azienda e quindi rende più felice il trade. Gli ultimi a essere felici sono i nostri partner del marketing, perché 6 mesi prima sanno già su quali capi noi andremo a fare la comunicazione. Quindi, i giornalisti quando sono felici? Oggi, spero oggi. I giornalisti sono felici oggi. Spero oggi. Certo, assolutamente. La ringrazio tantissimo, grazie, è stato un piacere incontrarla. Alla prossima. Mille. A presto. Yeah, yeah. Oh, money man, where will you run? Finding yourself lit by the sun. Your center stage with someone's way. Con noi Stefano Seletti, direttore creativo di Seletti, questo già lo sappiamo, già sotto questa veste lo conosciamo tutti, oggi però qua per un nuovo progetto presentato in occasione di Milano Moda Uomo con il brand Ritos. Cosa ci racconta, che storia racconta questo brand? Ma è un po' la mia voglia di esplorare un mondo che ho sempre amato, che mi ha sempre ispirato molto e che ho conosciuto grazie a tante persone che mi hanno spiegato tanto di questo mondo. E questa voglia appunto di esplorare, di portare dei materiali che provengono dal mio mondo, quindi quello dell'arredamento, tipo questi tessuti, le passamanerie che usiamo, nel mondo della moda. Questa contaminazione è tra l'altro un trend che sta andando un po' per la maggiore, ma la moda cerca sempre più delle contaminazioni, poi sto cercando anche nuove vie per sperimentare, probabilmente sono anche delle concause degli anni difficili che abbiamo attraversato. Sì, well. Non potevo fare altro, tra l'altro, perché sai, considera che non ho mai fatto moda, la prima collezione, se fosse uscito con qualcosa di non speciale probabilmente non sarebbe mai emerso, quindi la mia idea era quella di fare qualcosa che, mi rendo conto, sono il primo a capire che appunto può piacere o può non piacere. A mia mamma ad esempio non piace nulla di quello che faccio, almeno come Seletti, proprio come con l'altra azienda, e quindi insomma questa è una nuova avventura, però capisco appunto che possa anche non piacere. Io sono molto contento, è una cosa che avevo voglia di fare e è un giorno molto importante per me. Noi siamo felici di essere qua, ti faccio un'ultima domanda, un momento più che storico direi culturale e sociale, in cui raccontare una storia al maschile non è semplice, insomma non è definito come una volta, no? Perché il genere maschile si sta
fluidificando, molti brand già l'hanno raccontato, qualcuno invece ha ancora scelto di raccontare una storia diversa. Tu che tipo di uomo racconti? Ma assolutamente in tendenza con quanto stavi dicendo, nel senso che la prima collezione, quella delle felpe con le passamanere soprattutto, è assolutamente unisex, ecco, quindi è una cosa che può essere usata dall'uomo che dalla donna. Noi in casa, io vivo con tre donne, una moglie e due figlie, quindi sai, è interessante vedere come, soprattutto loro che usano i miei pezzi, ecco, però insomma mi piace pensare o provare a mettermi nei loro panni, quindi assolutamente credo che questa sia una contaminazione che ha funzionato. Grazie mille Stefano per averci raccontato questa bella storia e ci auguriamo che possa essere un altro capitolo di successo come quello di cui già tieni le redini creative. Grazie, buona serata. Grazie.